Ball cat, pixie, bob, love, wab, color bone cat, sad cat, tutti bellissimi, sì, ma se non ci stanno bene? Ok, le tendenze, ma tenete sempre a mente che ciascun viso andrebbe valorizzato con il taglio giusto. Ecco quindi un nuovo video con i tagli più adatti ad ogni forma e caratteristica del volto. Ma prima, lasciami un like e iscriviti al canale. E supportiamolo questo canale! E se non vuoi perderti nessuno dei miei outfit e tanti nuovi piccoli consigli ogni giorno, anche sui capelli, seguimi su Instagram. Mi troverai come Ele Petrella. Sigla! Viso quadrato. Come riconoscerlo? Ha un contorno spigoloso dato da una linea mascellare, pronunciata e squadrata. I tagli migliori? Il taglio ideale medio-corto è un caschetto sfilato che con le ciocche finali accompagni la forma del viso, dai lobi delle orecchie al mento. Addolcisce il volto ed è molto femminile. Da evitare invece i carré pari e netti che non farebbero altro che enfatizzare la caratteristica del profilo. Se ami i capelli lunghi è bandito l'ultrapiatto. La parola chiave è messy. Le ciocche ondulate e morbide eliminano la durezza dei lineamenti e coprono i laterali del viso. Viva quindi le pieghe mosse e ricce. Viso a cuore. Come riconoscerlo? Se si ha una fronte ampia, degli zigomi ben pronunciati e un mento appuntito, allora è a cuore. I tagli migliori? L'obiettivo è aggiungere volume là dove manca. Un long bob voluminoso è perfetto per riempire la zona del volto in prossimità del mento, per ricreare la forma ovale e compensare anche la fronte spaziosa. Lo styling più adatto è pieno, voluminoso e ondulato. La riga di lato poi allunga il viso e dona un tanto leggero quanto importante volume alle radici. Non vi vedete con la riga di lato? Provate una frangia sottile che compensi la parte alta del viso. Amate la praticità? Il taglio corto alla garçon sta benissimo su tante ragazze dal viso a cuore con i tratti delicati e femminili. Ciò nonostante, fate attenzione perché sposterà il focus sulla vostra fronte. Viso tondo. Come riconoscerlo? Non si tratta necessariamente del viso di chi ha preso qualche chiletto in più. Si tratta piuttosto di un viso tanto largo quanto lungo, con un mento arrotondato e una fronte non strettissima. Le guance piene nascondono gli zigomi e non ci sono spigolosità evidenti. I tagli migliori? La regola numero uno è cercare di creare verticalità, evitando le frange ben definite, i tagli troppo severi e strutturati e raccolti eccessivamente tirati all'indietro. La riga in centro, con i capelli lunghi e scalati sul fondo per dare volume, allunga il viso. Lo styling poi deve essere liscissimo, così da slanciarlo ulteriormente. Preferisci i tagli corti? Il pixie cut dolce e femminile è perfetto per i visi arrotondati. Ha un'aria bon ton e al tempo stesso un po' sexy. Viso ovale oblungo. Come riconoscerlo? È affusolato e proporzionato. È largo circa la metà di quanto è lungo, con mento e zigomi non troppo pronunciati. Probabilmente è il più diffuso. I tagli migliori? La frangia piena e dritta è un metodo classico per accorciare il viso. Se non si ha una fronte altissima, toglie centimetri al viso ed è perfetta per enfatizzare lo sguardo. Ad esempio è fantastica per chi ha i capelli scuri e gli occhi molto chiari. Invece la frangia aperta a tendina è perfetta per chi non vuole rendere più corto il viso ma vuole aggiungere volume ai lati per smorzare un po' l'effetto allungato. La riga in centro su un taglio medio o lungo aiuta a sottolineare le simmetrie. Spesso chi ha un viso ovale ha anche dei lineamenti molto regolari e i capelli lunghi, ma non troppo lunghi, soprattutto se stiamo parlando di un viso oblungo, con la riga in mezzo enfatizzano questa caratteristica. Il lob texturizzato compensa perfettamente i volumi di un viso ovale, aggiungendone all'altezza del mento, del collo e sui lati del volto. Forse è anche per questo che è di super tendenza. Questione naso. Naso importante? Evitate la frangia e scegliete tagli che portino i capelli all'indietro e li facciano ricadere sui lati del volto. In questo modo la cornice creata dai capelli sul vostro volto sposterà l'attenzione sui laterali e non sul centro, addolcirà i tratti e il focus non sarà sul vostro naso. L'ideale sono i ricci e le onde voluminose, ma se amate o avete i capelli lisci, l'importante è non esagerare con l'effetto aplomb, liscio spaghetto. E se potete, spezzate la linea del vostro volto con un ciuffo laterale, meglio ancora se voluminoso. Se il vostro naso è aquilino, evitate i tagli lunghi che lo metterebbero ancora più in risalto e preferite i tagli intermedi e dinamici. Questione fronte. Fronte alta e spaziosa? Via libera, maxi ciuffi laterali, riga centrale con ciò che portate sul davanti, trecce davanti e frange irregolari e sfilate.
Fronte bassa? Vietato rinunciare alla frangia, visto che ridistribuisce le proporzioni del viso. Altrimenti, aprite i capelli, portateli dietro le orecchie per scoprire il viso. Se non da entrambi i lati, almeno da uno. Questione? Orecchie. Non amate tanto le vostre orecchie perché sono un pochino a sventola? Non pensate di essere destinate ai tagli lunghi. Il segreto infatti non sta tanto nella lunghezza quanto nel volume. Via libera quindi a pieghe ricce, mosse e ondulate. Ok anche alle trecce, alle code basse cotonate e alle chignon. L'importante è ricordarsi di tenere da parte qualche ciocca laterale affinché passi morbidamente sulle orecchie. Non potete fare a meno di un taglio corto? Provate allora un bel caschetto con la frangia che aiuti a celare le orecchie che fanno capolino tra i capelli. L'importante è che non sia piatto. Spero che questo video vi possa essere utile. Se vi è piaciuto lasciatemi un piccolo like e iscrivetevi al mio canale. Per qualsiasi domanda scrivetemi nei commenti e se non volete perdervi nessuno dei miei outfit seguitemi su Instagram. Mi trovate come Ele Petrella